Ma dunque, il fatto è questo, che la dicotomia destra-sinistra rimane secondo me ancora come dicotomia culturale, perché è chiaro che la gente che vede Ballarò e che vede Santoro è di sinistra, e la gente che vede invece, come si chiama, Bruno Vespa è di destra. Per cui è chiaro che esiste un teatrino, è chiaro che esiste dei sedimenti antropologici e culturali giganteschi sedimentati in 150 anni, questo è assolutamente chiaro. La dicotomia sinistra-destra è esistita e ha realmente avuto effetti. Non tanto al tempo della Rivoluzione francese, in cui, come noto, è nata la parola nell'Assemblea legislativa, no? Tant'è vero che al tempo di Garibaldi non se ne parlava più. La dicotomia è scesa come una talpa sottoterra intorno al 1794 ed è riemersa intorno dopo la Comune di Parigi. Tant'è vero che al tempo di Garibaldi c'erano i democratici, non c'era la sinistra, no? Assolutamente, no? Secondo me la sinistra ha interpretato quello che io chiamo la fase dialettica del capitalismo. Secondo me l'ha fatta, l'ha interpretato veramente, no? E però, secondo me, è legata alla sovranità monetaria dello Stato nazionale. Quando Norberto Bobbio difende la dicotomia, dicendo che la dicotomia si basa sulla categoria di eguaglianza, sinistra per l'eguaglianza, destra per la diseguaglianza, ancorché si possono trovare un mucchio di eccezioni, potremmo assumerla, diciamo così, come ipotesi di lavoro giusta. Però l'ipotesi bobbiana, secondo me, presuppone uno scenario che non c'è più, lo scenario della sovranità monetaria della politica economica, con possibilità reale da parte di un governo di fare welfare oppure di non farlo, no? Nel momento in cui la sovranità monetaria è completamente espropriata dai mercati internazionali che commissionano congiunti di economisti, siamo morti, no? Abbiamo davanti agli occhi una cosa evidente, no? A questo punto, secondo me, questa dicotomia viene meno storicamente e viene mantenuta in vita come protesi di manipolazione sportivo-identitaria. Perché finché ci avremo dei ragazzini dei centri sociali che si bastonano con Casa Pound, è uno spettacolo meraviglioso, no? Perché nel frattempo i banchieri possono fare quello che vogliono e intrattenere per la plebe lo spettacolo porno, cioè il vecchio cavaliere, come si chiama, le sue puttane e così via, no? Lo spettacolo violento, lo spettacolo politico, no? E se è meraviglioso, no? E così via, no? Ecco, perciò io sono convinto che questa dicotomia, di cui sono venute meno le basi culturali, politiche, sociali ed economiche, con il venir meno della sovranità monetaria dello Stato nazionale e con la sua espropriazione da parte di grandi insiemi globalizzati e finanziari, viene reimposto in modo artificiale come protesi elettorale, cioè come galvanizzazione elettorale. Questo mi ricorda un film di Woody Allen in cui c'era nel futuro, in cui c'era una specie di orgasmo che avveniva passando in una porta. Per cui uno all'orgasmo faceva clic clic clic, c'era l'orgasmo. Per cui viene fatto un orgasmo nei 2 mesi prima delle elezioni, in cui si spinge la gente dicendo tale, un bastardo, tale, così, tale, quell'altro, scandaloso, così via, così via. E poi naturalmente chi vince fa, come capita dopo le partite di calcio Toro Juve e Roma Lazio, dei caroselli di tifosi, che però durano poche ore però, eh. Questo fatto vi è considerato Rosso Bruno, laddove invece secondo me è un'analisi, cioè tocca a chi difende ancora la dicotomia sinistra-destra difenderla con argomenti.